Salerno. Si ripropone la mostra missionaria qui presso l'Istituto dei Padri Missionari Saveriani proprio perché vogliamo superare i nostri confini. Allora sì, perché per aiutare veramente gli uomini a superare qualcosa si dice che la ripetizione è la madre dell'educazione, no? E vediamo che il tema è ancora veramente caldo e soprattutto aiutare le persone a prendere il tempo per digerire, accogliere, accettare e allora far integrare nella loro vita, diventa parte di loro. Allora, ciò che vogliamo fare dunque è prendere il tempo per aiutare quelle persone che non hanno partecipato all'anno, aiutare quelle persone che non hanno partecipato all'anno scorso e tenere sempre la comunità e la Salerno. Allora, oggi per la prima volta l'Italia ricorda le vittime dei migranti. È un giorno che stranamente poi si ricollega al fatto che è anche il Capodanno per la comunità islamica e per gli ebrei. Ecco, tutto ci rimanda a una famiglia, a una comunione che il laicato saveriano promuove ogni giorno. Sì, in effetti laicato saveriano e missionari saveriani hanno come slogan e quindi come motore del proprio essere, del proprio fare, il fare del mondo una sola famiglia. E sotto questo auspicio e modalità di impegno inauguriamo, ovvero riapriamo al pubblico un'esperienza importante che è la mostra interculturale, perché vogliamo favorire la cultura dell'accoglienza e del rispetto dei popoli e delle rispettive tradizioni. Ecco, dal 15 ottobre in poi? Dal 15 ottobre fino al 22 di dicembre alla Casa Saveriana di Salerno sarà possibile visitare gli spazi allestiti. Il tema del confine è fondamentale perché quest'anno è al centro di una grande attenzione mediatica, politica, e allora vogliamo proporre momenti di dibattito e di confronto per la cittadinanza ancora una volta dopo l'esperienza della scorsa primavera, perché riteniamo urgente promuovere la cultura dell'accoglienza. Questo auspicio e modalità di impegno inauguriamo, ovvero riapriamo al pubblico un'esperienza importante che è la mostra interculturale, perché vogliamo favorire la cultura dell'accoglienza e del rispetto dei popoli e delle rispettive tradizioni. Ecco, dal 15 ottobre in poi? Dal 15 ottobre fino al 22 di dicembre alla Casa Saveriana di Salerno sarà possibile visitare gli spazi allestiti. Il tema del confine è fondamentale perché quest'anno è al centro di una grande attenzione mediatica, politica. E allora vogliamo proporre momenti di dibattito e di confronto per la cittadinanza ancora una volta dopo l'esperienza della scorsa primavera, perché riteniamo urgente promuovere la cultura dell'accoglienza. E allora attendiamo i tanti studenti che ancora non hanno fatto visita ai nostri ambienti espositivi a venire a far tappa qui da noi per una giornata di dialogo, di incontro e di confronto per la scuola. Bonifacio, direttore dell'Ufficio Migrantes della Diocesi di Salerno. Con lui approfondiamo il senso della giornata del 3 ottobre in memoria dei migranti morti a mare. Che cos'è? È solo l'ennesima memoria o può essere una proposta, una provocazione, un'inquietudine da mettere nel cuore delle persone? No, noi non vogliamo che sia un ennesimo giorno della memoria così stabilito per legge, ma vogliamo che sia una giornata che vada a focalizzare l'attenzione sui migranti, su queste persone che lasciano la propria terra, la propria patria, i propri affetti familiari per trovare a rincorrere un sogno o per superare un bisogno. E ovviamente noi lavoreremo e lavoriamo perché non sia solo un giorno, ma sia un'esperienza che duri tutto l'anno su questa riflessione dell'accoglienza. Ovviamente però in questa data vogliamo focalizzare maggiormente l'attenzione. Ovviamente pensiamo a coloro che sono morti l'anno scorso, erano in 368, almeno quelli ufficialmente dichiarati, in un barcone per arrivare in un porto sicuro, quello di Lampedusa. Ma ovviamente sappiamo che non sono solo questi, non sono solo quelli ufficialmente censiti, quindi oggi vogliamo far memoria di queste vittime. Ma sulla base della memoria di queste vittime però vogliamo pensare a tutti coloro che arrivano in un porto sicuro
e perché non sia solo un approdo, ma sia un momento di incontro, un momento di scambio di storie, e sia un momento per ecco, vivere l'accoglienza insieme con loro e programmarlo tutto l'anno su questa riflessione dell'accoglienza. Ovviamente però in questa data vogliamo focalizzare maggiormente l'attenzione. Ovviamente pensiamo a coloro che sono morti l'anno scorso, erano in 368, almeno quelli ufficialmente dichiarati, in un barcone per arrivare in un porto sicuro, quello di Lampedusa. Ma ovviamente sappiamo che non sono solo questi, non sono solo quelli ufficialmente censiti, quindi oggi vogliamo far memoria di queste vittime. Ma sulla base della memoria di queste vittime però vogliamo pensare a tutti coloro che arrivano in un porto sicuro, e perché non sia solo un approdo, ma sia un momento di incontro, un momento di scambio di storie, e sia un momento per ecco, vivere l'accoglienza insieme con loro e programmarla, progettarla, perché poi la parola accoglienza non basta da sola, voglio dire, deve essere oggetto di programmazione, oggetto di progettualità. Quindi questa giornata, ecco, vuole riproporre tutto questo percorso. Vogliamo, ecco, riprendere, come giusto che sia, lo stimolo che ormai il Papa ci dà da tempo, quello di costruire ponti, non alzare muri. Quindi noi vogliamo affermare con fermezza la volontà di voler proteggere le persone e non i confini. E con questa mostra poi ribaltare anche la parola confine, che non è un qualcosa che divide, ma è un qualcosa che unisce, è un punto di incontro tra due popoli, tra due tradizioni, tra due culture, che se vogliono e se scelgono questa strada possono unirsi, arricchirsi reciprocamente. Dove si farà? Allora, la mostra riapre il 15 ottobre presso la Casa dei Missionari Saveriani qui a Salerno in Rione Petrosino, e potrà essere visitata tutti i giorni contattando un numero che della segreteria. I nostri contatti li avete anche su Facebook, Mostra Interculturale Saveriana Salerno. E quindi con una guida che accompagnerà i visitatori si potranno vivere queste proposte, queste esperienze di confini come...